Ciao a tutti e ben ritrovati qui su Francesco Bardelle Music. Siamo all'interno di Ritmitico, la playlist dedicata alla batteria, alle percussioni e alla didattica musicale. Continuiamo la serie che riguarda i video dei Bongos, questi tamburi che abbiamo imparato a conoscere nei video precedenti. Oggi eh, affronteremo il brano Rhythm and Beat. L'ultimo brano che ho scritto, appunto, il duetto per Bongos e batteria che già trovate nel mio canale YouTube. Il nome di questo brano è un gioco di parole perché la sigla RB eh, vuol dire in inglese Rhythm and Blues, quindi ritmo e Blues riferito appunto ai ritmi e alle armonie, alle sonorità, ok. della musica afroamericana. Io invece ho scritto R and beat, quindi ritmo, rhythm and beat, beat sta per pulsazione, quindi lo scorrere metronomico del tempo, ok. Che appunto in inglese si intende anche come beat, quindi ritmo e pulsazione, ritmo e battito, beat vuol dire anche battito. Interessante notare come per questo brano ho scelto di registrare la batteria non con le tradizionali, le normali bacchette di legno che tutti conosciamo, queste qua, okay, ma eh, con le eh, hot rods si chiamano quindi. Con delle bacchette fatte tutte di piccoli listelli, vedete piccoli listelli sottilissimi di legno, che suonano decisamente più eh, morbide okay, rispetto alle tradizionali. Il legno con la punta tutta piena, un colpo dato con queste bacchette qui di legno tradizionali, eh, suonerà decisamente forte, molto forte, mentre un colpo assestato. Con queste bacchette fatte tutte di piccoli, diciamo stuzzicadenti, chiamiamoli così: eh, avrà un suono più leggero. E il bello poi di queste bacchette qui a stuzzicadenti è che quando suonano si sente il cheek e quindi si sente l'attacco molto nitido di ogni singola nota. Questa è una caratteristica che può piacere o no e che può andare bene per certi brani, per certi tipi di musica o meno, quindi bisogna considerare questa cosa qui, ok, dell'attacco, del chic. Uh, di Hot Roads, quindi di queste bacchette con i listelli, ne ho già parlato ampiamente in tanti altri video. Anche quello delle spazzole, nel DVD didattico delle spazzole e anche nei video riguardo alla didattica dei bongos. Comunque volevo farvi notare che ne esistono anche di vari tipi. Per esempio, queste qui sono con eh, i listelli di legno molto più grossi rispetto alle altre. perciò faranno un suono più corposo più pesante avranno anche questo il chic chic di attacco ok però il diametro vedete è molto diverso quelle grigie hanno un diametro quasi il doppio rispetto a quelle blu ok e perciò la potenza di suono sarà più forte perché la bacchetta in se stessa pesa di più, ha più massa e quindi quando impatta il volume sarà maggiore a parità di forza. Nostra usata, noi suoniamo sempre con forza 10. Le bacchette più grosse suoneranno di più, le bacchette più fine suoneranno di meno. Chiaro. Ok, quindi interessante notare come per la batteria ho usato le bacchette a listelli. Ok, quindi un suono. Soffice, un suono morbido proprio perché dovendole suonare assieme in abbinata con i bongos che sono una percussione che si suona prevalentemente a mani nude quindi senza bacchette dovevo bilanciare i suoni perché i bongos eh, suonandoli appunto con le mani nude hanno un volume che comunque oltre un certo limite non va perciò la batteria deve un po' scendere al pari della percussione a mano, ok? Quindi teniamo sempre presente di bilanciare i volumi e di usare le mani o le bacchette a seconda delle esigenze. Altre bacchette alternative che si possono usare rispetto alle tradizionali di legno sono le eh, brooms, sono le bacchette fatte di micro, chiamiamole così, micro eh, fibra. Okay? queste sono di plastica va bene? e simulano l'apertura della mano quindi l'ampiezza qui davanti, io le apro un po' così, le spettino okay? sembrano dei capelli assomiglia proprio all'apertura delle dita di una mano e il suono devo dire si avvicina in qualche modo alla percussione a mano quindi se io suono i bongos a mano nuda e poi li suono con questa bacchetta avendo certe accortezze non dico che il suono sia uguale però l'idea insomma è quella lì ok queste ripeto hanno le, eh, fibre, eh, le fibre in plastica mentre ce ne sono altre che hanno le fibre vegetali come per esempio queste qui e si possono aprire e chiudere grazie ai selettori neri questi o-rings li fai scorrere e si aprono o si chiudono Vedete anche qui la differenza tra l'apertura e la chiusura, ok? Molto differente. E anche di queste bacchette Bruns ne esistono di vari diametri, ok? Adesso io ho una piccola e una più grande. La piccola è quella blu e la grande è questa qua che sto muovendo, quella nera, ok? I diametri sono un po' diversi. Anche qui cambia il feeling nella presa della mano perché una bacchetta col diametro più grande avrà un certo tipo di feeling, un certo tipo di peso, bacchetta col diametro più piccolo servirà per fare altre cose, altri suoni, avrà un suono più leggero. Quindi vedete che anche di brooms ne esistono, ok, di vari tipi. Ecco questo per fare una piccola panoramica. Poi ovviamente di bacchette brooms così ne esistono anche di tradizionali nel senso proprio derivanti dalla tradizione folcloristica e quindi costruite completamente vegetali, perciò listelli di legno di fusto di piante, ok, e guarnitura del fondo per la presa in legno di cocco, come in questo caso mentre vedete che in quelli industriali c'è un ibrido, cioè la parte delle setole che è vegetale, ma poi ci sono gli o-ring e l'impugnatura, al finale, che sono di plastica o di gomma incollati, eccetera. Quindi quelli industriali hanno una mescolanza di materiali, mentre quelle folcloristiche sono 100% tutte naturali. Pensate che addirittura eh, queste per esempio sono rametti di lavanda okay, che noi in casa qui usiamo mettere dentro i cassetti degli armadi perché profumano tantissimo e tengono lontani gli insetti, le tarme. E le bacchette Brooms eh, naturali sono fatte potrebbero essere fatte anche di rami di questo tipo, okay? di listelli di questo tipo. Quindi, vedete proprio eh, che sono bacchette che derivano da materiali che troviamo anche nei campi. Insomma, quindi ce le potremmo costruire anche noi da soli. E anzi, alcuni artigiani esperti di costruzione di bacchette. E le fanno e fanno anche l'impugnatura anziché di legno, fanno una guarnitura in pelle, magari eh, o finta pelle, e la legano appunto con dei cordini. Adesso andiamo ad affrontare il brano R and Beat. Eccoci qui. Allora partiamo. Ho preso la partitura che poi vi leggo in sovra impressione e andiamo a capire le varie sezioni del brano. Parte con un intro esclusivamente di batteria dove lo strumento si presenta dai quattro battute con ritornello, quindi la batteria esegue per due volte questo intro da sola, okay? Il ritmo fa tun, 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 pausa, pausa e due quarti di pausa, e poi lo ripete con il ritornello. Nella sezione A parte anche la presentazione dei bongos, che suonano molto uh, slang, quindi con un uh, accento, con un modo di suonare molto spinto in avanti, molto swing, tipico proprio dell'R&B, ok? Quindi, tu ntscuccia cun, ok tutto spinto ok questo è proprio il mood dello stile no eh, che avevo in mente quando ho composto questo brano e da qui il titolo ok quindi ritmi molto ballabili, eh, una via di mezzo fra l'hip hop, ok? e appunto l'R&B. Ok. Eh, quindi i bongos partono a lettera A per quattro battute, poi arriva a lettera B dove i bongos continuano la loro frase per tre battute. Alla quarta battuta di lettera B c'è un crescendo all'unisono che fanno insieme sia la batteria che i bongos, quindi Pa, tan, 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 tan. Quindi a due mani sui bongos che suonano contemporaneamente sia il tamburo piccolo che il tamburo grande e anche sulla batteria che suona in contemporanea rullante e timpano. In crescendo. Lettera C. C'è sempre un unisono. Batteria e bongo stanno perfettamente insieme e l'unisono sembra. Facile perché voi dite gli strumenti fanno tutte e due le stesse cose, certo, ma la difficoltà dell'unisono è di farle identiche, quindi non che uno scappi in avanti, non che uno rallenti, ma bisogna essere molto precisi a livello metronomico, a livello di esecuzione ritmica. Ok. Lettera C, quindi continua l'unisono dopo il crescendo a sedicesimi ok? Altre due battute di lettera C, quindi la terza e la quarta battuta di lettera C si ripete il concetto ti 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 pum ti pum pum un ti ti ok? Da qui parte lettera D con un'improvvisa sezione Latin, ok? Quindi i bongos partono nel raddoppio della velocità a sedicesimi, quindi non più ad ottavi, ma vanno subito a sedicesimi, dove fanno un ritmo, eh, possiamo dire, complesso, anche se in realtà questo per i bongos e le congas, per chi studia questo tipo di percussione, eh, questo ritmo presentato a lettera D eh, è normale, cioè è. La normalità è un ritmo dove ci sono tre tipi di suono. Il suono stoppato, adesso prendo i bongos e vi faccio vedere. Quindi il suono chiuso, stoppato, quindi dove la mano chiude il suono della pelle. Si può ottenere anche con la tecnica tacco punta, tacco e saranno comunque dei suoni, sentite, molto morbidi, molto soffici e stoppati. Ok, qui questo è il primo tipo di suono, secondo tipo di suono è il suono aperto: dove la pelle è libera di suonare perché il dito suona e rimbalza via subito. Ok, secondo tipo di suono questo. Il terzo tipo di suono è quello dello slap, dove devo tenere una mano appoggiata sulla pelle e l'altra percuote la pelle che è stoppata a livello sonoro. Poi esiste anche lo slap fatto a una mano sola, ma lì andiamo, aumentiamo di difficoltà come livello, ok? Quindi slap. Quindi questi tre tipi di suono, chiuso, aperto. E slap sono la normalità per chi studia percussioni eh, anche fin insomma, dalla base, ok? però magari per chi non è uno specialista di bongos o di congas può risultare una lettura e anche un movimento fisico da dover studiare, da dover imparare. Quindi il punto di lettera D del brano Va studiato eh, in maniera anche approfondita con esercizi per i bongos anche eh, correlati. Okay? Quindi i bongos a lettera D eseguiranno questo ritmo, fatto però molto più veloce, quasi il doppio della velocità. questa è l'idea. Stessa cosa per la batteria. La batteria a lettera D avrà anche lei un ritmo similatin, dove la mano destra sul piatto deve correre molto veloce. Quindi anche per il batterista che farà i sedicesimi sul piatto, tali quali sedicesimi fa anche il bongos, batterista fa i sedicesimi sul piatto, deve avere la mano e il polso allenati per tenere questa velocità, partire subito, farla giusta e fare giusto perfettamente tutto a tempo. Okay? Quindi anche per la batteria la sezione di lettera D. Va studiata a monte con esercizi preparatori per poi essere in grado di affrontarla. Ok, chiaramente questo brano va quindi proposto ad allievi che possono arrivare a suonare i sedicesimi e i ritmi latini con un livello di disinvoltura, insomma, discreto. Quindi non posso certo proporre questo brano. A chi ha appena preso in mano le bacchette o a chi si è appena seduto davanti ai bongos. Ok? Quindi è tutto commisurato. ok? Eh, quindi le battute di lettera D, le prime due, sono per bongos solista da solo. La batteria è in pausa per due battute. Dopodiché entra a rafforzare il tutto. Boom, entra a rafforzare questo ritmo di bongos anche la batteria che farà quindi va a rimarcare praticamente eh, gli spazi melodici lasciati dai bongos li va eh, praticamente a riempire ok con l'ultimo colpo per esempio di eh, timpano ok quindi kunduk, cha, kunduk, boom. mentre il colpo di rullante kunduk, cha, si introduce nel secondo quarto, dove i bongos fanno subito dopo l'apertura. Quindi, k k okay, colpo di rullante inizia. Okay? in contemporanea e si prolunga subito dopo l'apertura dei bongos quindi l'incastro è molto simpatico la quarta battuta di lettera D porta a spezzare il ritmo a metà quindi il ritmo latin che sta facendo i bongos e il ritmo latin che sta facendo la batteria viene spezzato a metà oserei dire all'improvviso per un crescendo fatto all'unisono su entrambi gli strumenti

A lettera E i bongos vanno in pausa per tre battute, quindi si riposano anche un po'. Diamo la possibilità al suonatore di bongos di riposarsi un attimino dopo la performance, dopo lo scatto dei 100 metri eh, appena svolto. E eh, continua quindi la batteria che riprende il ritmo dell'introduzione: perciò tunz kucia kun kuns cha, tunz kucia kun kuns cha. A lettera F, sorpresa inaspettata, due quarti di pausa, one, two, e nel three, four, all'unisono tutti e due gli strumenti eseguono delle terzine raddoppiate in velocità, quindi terzine di sedicesimo, un pum pum, un pum pum, a sorpresa, quindi tun, cia, kun, kun, cia, tik tik pum pum, inaspettato, molto incisivo, una, un colpo di mitragliatore a sorpresa. Ok. Lettera G, una 2 3 4 battute, ci avviamo verso il finale, la batteria sta con il ritmo, chiamiamolo ritmo base del brano, cioè tun cha kung kung cha, i bongos tornano a fare uno un kiki pupum, kiki pupum, kiki, la loro melodia molto slang, molto swingata in avanti. Lettera G dura quattro battute di questo tipo, poi si arriva a lettera H che sono le ultime tre battute del brano, quindi la, possiamo chiamarla la coda finale insomma, del brano, dove eh, la batteria continua con il ritmo base, i bongos continuano con la loro melodia e nell'ultima battuta la batteria avrà uno stop da fare sul piatto charleston sull'ultimo quarto della, eh, della battuta, quindi... E si ferma. Okay? Lì si può aprire e chiudere il charleston velocemente, in modo tale da creare questo effetto di stop non troppo secco, non troppo improvviso, ma come un leggerissimo colpo sfumato, aiutandoci appunto da una veloce apertura del charleston. Anche questo colpo qui sembra una cavolata, in realtà per farlo bisogna aver studiato a monte la tecnica di apertura del Charleston in relazione al colpo che arriva con la mano destra e al colpo di cassa, eventualmente del piede destro. Quindi, anche per fare questo ultimo singolo colpo di batteria bisogna avere fatto diversi esercizi in precedenza, ok? I bongos invece concludono con uno un titi, uno un pupum, stop secco, molto preciso. Dobbiamo essere millimetrici su questa ultima battuta. Ok, ragazzi, questa era l'analisi del brano. Mi sono dilungato sulla parte delle bacchette. Spero che siano concetti però utili e che vi possano servire, dare spunti per studiare in modo silenzioso. Senza magari acquistare per forza una batteria elettronica, ma continuate a studiare sulla vostra batteria acustica modificando un pochino i tamburi che avete a disposizione. Volevo tanto fare questo video di analisi del brano con voi perché, insomma, ritengo che ogni tanto sia importante fermarsi e discutere e parlare. Della musica che abbiamo scritto, che abbiamo eseguito e registrato, anche per capire l'intenzione del compositore, che in questo caso sono io, ma che potreste essere voi se scrivete la vostra musica, oppure qualche altro compositore che vi propone di suonare i suoi brani o che voi scegliete di suonare i loro brani, insomma. Ok, ragazzi, grazie mille a tutti per l'attenzione e ci vediamo alla prossima qui su Francesco Bardella Music. ចៅ